Un altro componente elettronico che non può mancare nella playlist elettronica in pillola è il diodo. Il funzionamento del diodo a giunzione, quello che vedremo oggi, è alla base dell'elettronica più moderna ed è quella che ha permesso lo sviluppo di processori sempre più potenti e sempre più piccoli. Ma come sempre ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di fisica in pillole, o elettronica in pillole, se volete. Come sempre, prima di iniziare il video, vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi anche sugli altri social. Il diodo è un componente elettronico che ha un verso. Non so se vi ricordate i condensatori elettrolitici che, quando venivano inseriti nel circuito in maniera errata, cioè nel verso opposto a quello di funzionamento, esplodevano. Il diodo non esplode, ma su questo ci torneremo tra un secondo. Adesso cerchiamo di capire come funziona un diodo a giunzione. Un diodo a giunzione è formato da due blocchi avvicinati di materiale semiconduttore. Lo so cosa stai per chiederti, perché mettere due blocchi vicini e non un unico blocco? Per capire perché dobbiamo mettere due blocchi e non uno, dobbiamo vedere la natura chimica del semiconduttore. Adesso vediamo prima dal punto di vista chimico che cosa significa un semiconduttore. Spiegato in maniera molto 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 semplice, non me ne vogliono i chimici, esiste una regola che si chiama regola dell'ottetto. Che cosa prevede questa regola? Sull'orbitale più esterno di un atomo ci devono essere 8 elettroni in modo tale che questa specie sia in equilibrio. Tutti gli atomi che non hanno 8 elettroni cercano altri atomi con cui combinarsi e fare legami in modo tale da avere 8 elettroni sulla parte più esterna. Se un atomo ha più di 4 elettroni, allora cercherà di prendere gli elettroni nel legame. Se invece un atomo ha meno di 4 elettroni, dona i propri elettroni in modo tale da raggiungere l'ottetto. E gli atomi che hanno già 8 elettroni che cosa fanno? Niente. Odiano tutti gli atomi indistintamente, non hanno bisogno di fare legami. Si chiamano gas nobili non a caso. E invece gli atomi che hanno 4 elettroni si chiamano semiconduttori. Il silicio ne è un esempio. Quindi il silicio ha soli 4 elettroni sull'orbitale più esterno. Torniamo al nostro diodo a giunzione. Abbiamo detto che ci sono due blocchi. Adesso possiamo capire perché ci sono due blocchi. I due blocchi vengono drogati in maniera differente. E quello è il motivo per cui si usano due blocchi avvicinati. No, non pensare male. Adesso ci arriviamo a capire che cosa significa drogato. Un passo alla volta. Immaginate di avere un reticolo di atomi di silicio, in cui avete pazientemente sostituito alcuni atomi di silicio con degli altri atomi. Ma di che tipo? In un blocco avete sostituito il silicio con atomi che hanno più di 4 elettroni. Nell'altro invece avete sostituito il silicio con atomi che hanno meno di 4 elettroni. Quelli drogati con atomi che hanno più di 4 elettroni vuol dire che avranno degli elettroni in più e quindi vuol dire che è drogato in maniera negativa perché abbiamo dato più elettroni e quindi sarà drogato N. Dall'altro lato invece abbiamo messo degli atomi che hanno meno di 4 elettroni, quindi si sono creati dei buchi che dal punto di vista elettrico sono delle cariche positive. Questi posti vuoti sono chiamati appunto lacune e fungeranno da cariche positive. Per questo motivo il blocco sarà drogato in maniera P. Quindi abbiamo due blocchi in cui abbiamo da una parte un eccesso di cariche positive e da una parte abbiamo l'eccesso di carica negativa. Che cosa succede se avviciniamo? Dato che c'è uno squilibrio tra questi due blocchi, che cosa succede? Che quando si avvicinano le cariche cercano di riequilibrare il tutto. Quindi da un lato le lacune fluiranno nel lato N e dall'altro gli elettroni fluiranno nel lato P. Le cariche però non fluiranno all'interno di tutto il blocco, ma si metteranno sulla superficie di separazione dei due blocchi, detta regione di svuotamento. Abbiamo visto che quindi c'è un accumulo di carica da un lato e dall'altro. Come abbiamo visto nel video della legge di Ohm, se c'è una differenza di carica, allora ci sarà anche una differenza di potenziale, quindi anche un campo elettrico. Quindi tra i due blocchi si genera una differenza di potenziale. Adesso colleghiamo la nostra giunzione
ha una differenza di potenziale. E in particolare mettiamo il polo positivo in collegamento col blocco drogato P, mentre il polo negativo lo colleghiamo al blocco drogato N. Quindi abbiamo positivo con positivo e negativo con negativo. Questo fa sì che ci sia un abbassamento della differenza di potenziale tra i due blocchi. Quindi che cosa succede? Dato che, poiché all'interno del blocco P ci sono le lacune che sono cariche positive e abbiamo collegato il blocco a un polo positivo, vuol dire che queste cariche si respingono e quindi le lacune vanno verso il blocco N. Stessa cosa succede per gli elettroni nel blocco N. Questo permette alla differenza di potenziale della regione di svuotamento di abbassarsi. Quando c'è una differenza di potenziale minore, vuol dire che le cariche possono muoversi molto più facilmente perché l'energia necessaria a superare questa differenza di potenziale è minore. Immaginate di avere un muro alto un metro e immaginate di avere un muro alto 2 metri. Qual è più facile da superare? Quello da un metro o quello da 2 metri? Quello da un metro. La stessa cosa è se una carica si trova davanti a una differenza di potenziale minore, riuscirà a sorpassarlo molto più facilmente. Quindi questo agevola il flusso di cariche e quindi permette a una corrente di fluire all'interno della giunzione. Adesso colleghiamo al contrario, cioè colleghiamo il diodo al contrario rispetto alla differenza di potenziale. Il blocco P lo colleghiamo al polo negativo, mentre il blocco N lo colleghiamo al polo positivo. In questo caso qui la differenza di potenziale nella regione di sfondamento aumenta, perché le lacune non sono più attratte dal lato N e gli elettroni non sono più attratti dal lato P. Quindi la differenza di potenziale nella regione di svuotamento aumenta ed è come se incontrassero un muro di 2 metri. Quindi è molto più difficile un flusso di carica e quindi il diodo risulta interdetto. Cioè, che cosa significa? Che non riesce a scorrere corrente. Quindi abbiamo visto il funzionamento di un diodo. Esistono diversi tipi di diodi. Quelli che vi ho esposto oggi sono i diodi a giunzioni, che sono comunque tra i più famosi e che sono alla base di un altro componente elettronico, il transistor, che vedremo in un prossimo video. Esistono una marea di diodi diversi e vengono utilizzati in maniera diversa. Nel prossimo video ci concentreremo sul diodo più famoso al mondo, il LED. Mi raccomando, seguitemi per non perdervi nessun video e noi ci vediamo in un prossimo video.